Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Onda d'Urto e dopo le scorse due gare a Le Mans, diciamo, si pronuncia così, con la Ducati e poi ad Assen con l'Aprilia, oggi andremo a correre a Losail e al Mugello. Quindi ragazzi, stato dura nello scorso episodio Le Mans, devo ammetterlo, contro Dovizioso che correva come una bestia. Mentre adesso andremo a correre a Losail. Questo è successo, questa gara nel 2015, quando Rossi comunque fece una bellissima gara, mi ricordo. E niente. Di solito la prima gara vuol dire tanto, nel senso non tutto, però ti può dire più o meno come può andare la stagione. Era stato un weekend un po' particolare, soprattutto perché c'erano le Ducati che andavano fortissime. Quindi ogni turno di prove, sia Dovizioso che Iannone, ma soprattutto Dovizioso, entravano dentro e giravano forte sotto il record della pista. E quindi turno dopo turno eravamo sempre più preoccupati di riuscire a batterli. Ecco. Poi in qualifica non ero andato bene, partivo indietro, partivo tipo ottavo. Partendo da dietro era stato lungo arrivare al gruppetto di prima. Però quando sono arrivato lì ho detto, bello perché stavo andando forte, però battere le Ducati era difficile perché in Qatar intanto è una pista molto veloce, molto grande, ma soprattutto l'ultima curva è molto lontana dal traguardo e la Ducati nel rettilineo andava molto forte, quindi dovevo cercare di arrivare davanti all'ultima curva ma cercare di avere un piccolo margine, perché sennò con la scia mi avrebbe battuto. Però ce l'ho fatta, così è stato, ho fatto un ultimo giro bellissimo, ho fatto il record nel T4, quindi sono riuscito a uscire dall'ultima curva con quel pelo che mi ha assicurato la vittoria e quindi era stato molto bello. Poi tre italiani sul podio, era un grande modo di iniziare la stagione. Ragazzi, davanti abbiamo il nostro incubo Dovizioso. Eccoci, ci ha superato pure Iannone Cannone. Oh, dall'esterno, adesso ci passano all'interno però. No, volevi Iannone Cannone. Ragazzi, il dottore c'è, eccolo in giro, ma siamo riusciti a passarle alla curva, molto bene. Ecco, guarda Lorenzo già come sta recuperando con la scia, che forse neanche l'ha presa la scia perché in realtà non stava proprio dietro di me. Superiamo Lorenzo, che quando cago lo penso. Sì, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, incredibile, rimonta nell'ultimo rettilineo. Avevo spinto fortissimo con la Yamaha. E la prima di oggi è andata bene per fare.
Nel 2006 sì, è stata una stagione difficile, perché dopo aver vinto un po' di campionati di fila, e nel 2006 ho cominciato ad avere un po' di problemi fin dall'inizio della stagione, quindi sono arrivato a Mugello con molto svantaggio, con meno 43, che già è quasi finita, diciamo. Però sai, la stagione è lunga, quindi ci provi. Quell'anno abbiamo fatto delle battaglie con Capirossi che sono state veramente all'ultimo sangue, perché io sulla Yamaha con le Michelin e lui sulla Ducati con le Bridgestone, alla fine se facevi una linea e facevi un calcolo, il numero veniva lo stesso. Quindi ce la siamo giocata proprio all'ultimo sangue, sia lì che a Sepang. Mi ricordo che abbiamo fatto due o tre lotte molto belle. Mugello 2006 me la ricordo bene, perché l'ultimo giro non me lo ricordo, nel senso che siamo arrivati appaiati alla prima frenata e poi non lo so cosa è successo. Cioè, l'ho dovuto riguardare dopo, perché è stato talmente tosto la lotta all'ultimo sangue che non devo aver più respirato, e quindi sono arrivato sul traguardo davanti, però non ho capito bene come ho fatto e quindi era stata una grande emozione. Poi sul podio con Capirossi era stato bello, perché comunque eravamo molto avversari, ma avevamo anche un buon rapporto. Quindi tranquilla proprio. È vero, strano che non l'avevamo ancora incontrato in queste sfide. Ci tenevo anch'io a dire due parole, ora che comunque ne ho l'occasione. Prima di tutto, non facciamoci superare, cioè non, recuperiamo la posizione da Capirossi, che ci ha superato. Che dire su Nicchiaia? Penso che la MotoGP abbia perso un grande pilota. Scusate se non sono continuo nelle mie frasi, ma mi sto correndo. Perché siamo all'ultima curva e siamo in testa. Raga, rettilineo finale. Rossi c'è, Vale c'è. Tutti i piedi sul divano per Vale. Bella raga. Per questo episodio dovrebbe essere tutto tecnicamente, fino a prova contraria. Niente ragazzi, vabbè, in caso vado a guardare, ma in caso io ragazzi vi saluto. Per questo video è tutto, un saluto da Oda D'Urto e bella ragazzi.